spesso i musei vengono percepiti come luoghi di ombra, come luoghi oscuri. In realtà funziona molto meglio quando sono luoghi di luce, invece, quando la vita corrente, lo scambio, lo stare assieme si confonde con l'apprendere. È una sorta di avventura, una sorta di viaggio già all'edificio. La luce, cioè il rapporto con l'esterno, in tutte le direzioni, è un elemento molto importante, fa sì che l'edificio appartenga a un luogo. La biodiversità, cioè la complessità della natura, viene celebrata da questa complessità dello spazio. L'edificio è lui stesso una sorta di exhibit, perché è così deve essere, senza prendere ovviamente il primato, perché i veri exhibit sono quelli contenuti, però insomma l'edificio gioca anche il suo ruolo.